Ciao a tutti amici di Playa Latina Web TV, come anticipato precedentemente siamo qui per iniziare una nuova grande rubrica dedicata alla musica, una musica un po' particolare, una musica che viene da una tradizione ben precisa e vi parlo del folk romagnolo, il classico liscio come è più conosciuto e diffuso in tutto il mondo. Ovviamente non si può parlare di questo tipo di musica se non interpellando la massima autorità in merito, almeno a mio parere. E ho l'onore di iniziare questa rubrica parlando proprio col grande Raul Casadei. Raul Casadei, personaggio popolarissimo, conosciuto in tutto il mondo, che ha iniziato il suo cammino in questa musica a fianco dello zio secondo Casadei, grandissimo personaggio davvero, fondatore dell'orchestra Casadei. Che cosa mi piace pensare di Raul Casadei? Che è stata la persona che è riuscita a trasformare una musica che in realtà era conosciuta in un territorio abbastanza limitato, perché parliamo di una musica popolare, tradizionale, è riuscita a trasformarla in una musica che suonano e conoscono e ballano in tutto il mondo. Un grazie quindi a Raul Casadei che si è prestato a questa simpatica intervista con noi, un grazie anche a Mirko Casadei, il figlio di Raul Casadei, che tuttora è l'anchorman dell'orchestra Mirko Casadei e che continua a portare la tradizione in tutto il mondo. Non solo tradizione, però, perché ci sono anche delle contaminazioni di altri tipi di musica che hanno il pregio di avvicinare all'orchestra anche quei ragazzi che solitamente magari non hanno l'orecchio per ascoltare questo tipo di musica particolare. Iniziamo quindi la nostra rubrica presentandovi i nostri due graditi ospiti e proprio per conoscere la storia fin dalle origini partiamo dall'inizio e quindi la domanda a Raul Casadei è: Raul, chi sei? Io sono nato in una sartoria, sono cresciuto in una sartoria perché mio bisnonno faceva il sarto e mio zio, che è secondo Casadei quello che ha fondato questa orchestra, suonava il violino e studiava in questa sartoria. Ogni tanto mi ricordo che si arrabbiava quando scriveva un pezzettino perché noi facevamo un gran rumore, ed era però un ambiente caldo, un ambiente dove si andava tutti a tavola assieme, si mangiava la piadina fatta di polenta perché costava meno della farina, si beveva il vino e ci divideva perché era poco, però c'era tanto calore, c'è sempre stato tanto calore attorno a me. Ed ora, un doveroso passaggio di testimone, passiamo la parola a Mirko Casadei e la domanda ovviamente è la medesima. Mirko, chi sei? Sono nato nel 72, il 19 agosto, quindi in piena estate, sono del segno del leone, sono nato in un ambiente ovviamente molto particolare, in mezzo alla musica, in mezzo alla gente, perché ricordo che a casa mia era sempre pieno di gente, personaggi, amici, quindi sono nato in mezzo alla musica e devo dire un ambiente molto bello. E il mio rapporto con Raul è un rapporto particolare, ovviamente un rapporto sia professionale che paterno, con discussioni, litigi, cose belle come delle canzoni che nascono insieme, tanto amore, quindi devo dire un bel rapporto alla fine. La famiglia è la cosa più importante che ci sia, la cosa più bella che c'è. I legami miei sono con la famiglia, prima di tutto. Tutto il resto arriva dopo. Per me la famiglia è la cosa più importante, perché è la base di tutto, la famiglia c'è sempre. E pensando alle canzoni dell'orchestra Casadei mi vengono in mente tante emozioni che si vivono in famiglia, e in particolar modo una canzone che si chiama Tavola Grande, che racconta di una scena che ho vissuto tante volte. Tornando a casa mi fermo davanti alla porta e vedo all'interno la vita, le luci accese, i bambini che fanno i compiti, la mia compagna che mi aspetta. Sicuramente per me la famiglia rappresenta insomma un porto sicuro. Un grazie di cuore a Raul e a Mirko Casadei che sono stati qui con noi in questa simpaticissima puntata. Li rivedremo nei prossimi appuntamenti e io vi lascio invitandovi ad andare ad ascoltare e a vedere anche il video delle due canzoni che hanno sottolineato durante la loro breve intervista qui con noi, che sono La famiglia e Tavola Grande, due pietre miliari di questa grande orchestra. Un saluto, alla prossima, ciao!